Tele Anako. A questo punto dovrebbe cominciare la categoria B. La categoria sì, passiamo B. Subito alla categoria B, al gruppo B, con il primo concorrente, Garro Franco. Franco Garro! Accompagnato dalle due vallette, Franco Garro. Bene, Franco Garro, noi ci siamo visti. Mettiti in quel microfono, prendilo pure così canti anche con quello. Noi ci siamo visti. Buonasera a tutti. Buonasera. Ci siamo visti venerdì noi? Sì, venerdì. Ecco, venerdì che tu ci hai presentato appunto la canzone siciliana, Malattia, che ha partecipato al Festival della Canzone Siciliana, eccetera. Tu vieni da Siracusa, e hai anni, mi dicevano 42, però io non ci ho creduto. 32, appunto. Mi hanno detto 42, io non ci ho creduto. 10 anni in più, sti disgrazi, sei mascalzone. Però ne dimostra. Una ragazza me l'ha detto. Sì, ne dimostra di meno di 42. Una ragazza me l'ha detto. Allora Franco ci farà ascoltare questa simpatica canzone che ha partecipato al Festival della Canzone Siciliana, Malattia. Non diciamo altro, tutto qua. Tutto qua. Franco Garro! Grazie. Ciao papà! Ciao! Thank you.
adesso le vallette ti faranno l'omaggio di che cosa? Di niente, di un bacio. Aspetta un attimo qua perché volevo dirti una cosa. Tuo fratello è qui? O è? È in giro? Anzi, ti ha mandato i saluti. Ecco, io ne volevo approfittare per salutare appunto Salvatore, sì. Un mio vecchio amico, Salvatore, fratello di... Salvatore caro, fratello di Franco, un vecchio amico veramente, perché abbiamo lavorato tanti anni fa insieme. Forse qui, ma io non riesco a vederti Salvatore perché... Non riesco a vedere nessuno perché abbiamo il faro davanti. Ciao. Comunque Salvatore, ovunque tu sia, io ti saluto e ti ricordo sempre con amicizia come tanti anni fa quando lavoravamo insieme. Senti, ascolta, io ti faccio l'omaggio di Franco Rizza. Ce l'hai l'orologio? Buttalo, 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 prendi questo, buttalo. Guarda come si tirano a pesce. Questo ti viene offerto, guarda che bello, eh? È bello? Ti piace? Grazie, grazie. Hai sponsor. Vuoi salutare qualcuno? Sì, saluto tutti, tutta la città di Solarino, tutti gli amici che sono venuti qua a trovarmi da Siracusa, mia moglie particolarmente, mia mamma e tutti i miei cognati che sono qua. Franco Garro, accompagnatelo. Grazie. Pure. Allora vedi. Sono troppo confuso. E tutte qua l'equipe, diciamo, della... Tutta l'equipe, bene, posa pure il microfono. Franco Garro, ancora un applauso per lui che ci lascia naturalmente a proposito del complesso. Io li volevo... Grazie, buonasera. Attenzione al filo. Ciao Franco. Volevo sottolineare una cosa lì. Madonna, che è successo? Il bacio. Gli ho detto il bacio. Vedi con tua moglie. Ecco, c'è la vite molla. Paolo, c'è la vite moscia. Dicevo, a proposito del complesso, li vedevo sorridere, un bel sorriso facevano durante le interpretazioni dei ragazzi. Sapete perché sorridevano? Tutti quanti, poi guardatele bene quando suonano, sorridono. È un sorriso di soddisfazione, secondo me. Ho interpretato così. Che c'è Paolo? No, meno male. Ho interpretato così il loro sorriso perché da circa un mese che questi ragazzi vanno appresso ai cantanti e sono soddisfatti evidentemente del risultato. C'è un ottimo risultato, anche voi siete contenti del risultato che abbiamo ottenuto, della loro preparazione? Siete contenti? Dimostratelo! Invece lui si lamentava perché io mi metto sempre davanti a lui. Ma non è questo il fatto, io non mi metto davanti al batterista, è il batterista che si mette dietro. Il batterista deve stare lì, purtroppo. Spostati. Bene, andiamo avanti con lo spettacolo. Sì, passiamo adesso alla seconda concorrente del gruppo B, già quinta, Maria. Maria! Ci fa ascoltare una canzone che quest'anno ha vinto il Festival di Sanremo, vuoi dirla tu? Canto la canzone dei Pooh, Uomini Soli. Ma va, prendi quel microfono che si è mosciato. Quello lì? Canti con quello? Va bene con quello? Maria ci farà ascoltare la canzone dei Pooh, Uomini Soli. Maria! Va a telefonare dopo barba che sa di pioggia la 24 ore perduti nel Corriere della Sera, nel vai nel vieni di una cameriera, ma perché ogni giorno viene sera a volte. Se si può imparare questo.
magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei. Vediamo se si può farci amare come siamo, senza violenza più, con nevrosi e gelosie. Maria, 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 tu mi devi dire una cosa, come mai hai scelto proprio questa canzone, Uomini Sole, Uomini Sole, perché? Perché è bella, come bella anche lei, vero? Un applauso a Maria, omaggio floreale, bacio di rito, accompagnata dalle nostre hostess e l'orologio che ti viene offerto dal nostro cameraman. Dai il bacio prima, questo è l'orologio, non dà più il bacio, ecco, questo è per te, grazie Maria, ancora un applauso. L'orologio offerto da Franco Rizza, che ancora una volta ringraziamo per le riprese che sta facendo per conto di Teleanapo e Telematte. Conto, andiamo avanti con l'altro brano. Andiamo avanti, adesso Gibilisco Patrizia. Patrizia! Ciao Patrizia! Ciao! Welcome! How are you? Patrizia ci fa ascoltare una canzone in inglese, Live the Light and For Me. Lascia la luce accesa per me, l'ho ricordato. Lei viene dall'Australia, ha 16 anni e canta una canzone bellissima in inglese che si titola Leave the Light On For Me. Bene, Patrizia. Thank you.
Patrizia. Really nice song. I like that song. Bene, omaggio anche per te, Patrizia. L'omaggio floreale di Paolo Liffi e l'omaggio di Franco, l'orologio. Ce l'hai l'orologio? Non ce l'hai? Bene, eccolo qua, l'orologio di Franco. Patrizia! Non è che ci addormentiamo, no, vero? Andiamo avanti con lo spettacolo, ciao Salvo. Quarto concorrente del gruppo B, De Bonis Augusto con la canzone Se io fossi un angelo. Augusto! Augusto! Ciao Augusto, già ieri sera abbiamo detto... piano piano, se no non possiamo più cantare. Abbiamo buonasera. Già... ciao. Abbiamo già detto che vieni da Solarino, che hai 16 anni. 16 anni. Bene, allora ti lascio in compagnia di questa brava gente che ti applaudirà. Augusto! Grazie. Augusto, Augusto De Bonis.
che viene accompagnato in l'ho preso l'orologio io, l'ho preso. Mi avete portato l'orologio di Franco. Ma ammazza Franco, uno di questi giorni mi ha detto. Mi avete portato l'orologio. Non ce l'hai neanche lui, non ce l'ha, guarda. Prendi l'orologio. Ah, dall'altra parte, cioè ne metti uno da questa parte adesso e siamo a posto. È quasi uguale a quello lì, forse. No, no, scusa. Non lo faccio più. Allora, vedi, facciamo vedere a tutti, questo è l'orologio che offre Franco per Augusto De Bonis, complimenti, auguri, in bocca al lupo, ciao, dai le mani, la mano, andiamo a letto, ecco. Andiamo avanti, quinta concorrente, Patania Veronica, con una canzone di gran successo, Caruso. Veronica, Veronica che viene da Siracusa, Patania, 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 Pino e Angelo, forse è parente, poi magari lo diciamo dopo, di Pino e di Angelo, famiglia d'arte, Pino canta, quindi ci fai ascoltare la canzone di Dalla, Caruso, bella quella canzone, prego, in bocca al lupo. Ci penso poi tanto.
anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Accompagnano, riponi pure il microfono. Ciao Solarino! E l'omaggio dell'orologio te lo faccio subito, Veronica, eccolo qui. Questo è per te, l'omaggio floreale. Prima saluta loro, poi saluti me. Ciao! Uè, c'è stato il bacio! Veronica! Baci per tutti! Ecco, volevo dire che tutti questi cameraman che vedete stanno lavorando per Teleanapo. Siamo grandi, molto grandi, penso, credo. Sì, grazie per i primi piani, grazie a Salvo per le foto, grazie a tutti, grazie, grazie a tutti, grazie a tutti. Cosa c'è adesso? No, il sponsor no, no, no. Allora andiamo avanti, adesso è la volta del terzo ospite della serata. Ah, ecco, ecco, ecco. Vicario Concetta! Una bella bambina adesso che si presenta su questo palco che si chiama Concetta Vicario! Come applaudite bene! Ma senti come applaudiscono! Ma non mi sembra proprio la città di Solarino! Ma siamo a Solarino o no? Allora, facciamoci sentire! Bene, così! Carissima! Ti pareva che non interveniva lui, deve sempre intervenire. Concetta, da dove vieni? Prendi quel microfono. Tu canti, vero? Oh, suoni, suoni. Suona il piano. È pronto il piano per Concetta? Dove suona? Lì? Bene. Tu vieni da? Priolo. Da Priolo. Concetta, quanti anni hai? 11. Studi piano? Sì. Bene, 11 anni, viene da Priolo, studia piano e ci farà ascoltare qualcosina al pianoforte. Musica classica, vero? Benissimo, accomodati pure, noi ti accompagniamo con un applauso, Concetta Vicario. Concetta, bravissima, vogliamo dire i titoli dei due brani che tu hai eseguito? Allora, uno è lo studio di Tikhon Krennikov e l'altro è Bach. Ecco, tanto per essere precisi, perché tra l'altro qui ci sono anche chi fanno parte della giuria di stasera, maestri di musica, quindi per essere più precisi, io so che tu hai partecipato a un concorso. Tu hai partecipato a un concorso internazionale a Moncalieri, in provincia di Torino, e sei arrivata? Eh? Tre concorsi, sì. No, io stavo dicendo, tu hai partecipato a un concorso Quanto ti sei classificata? Terza. Terza? A Moncalieri, a Torino. Poi hai partecipato a un concorso a Roma e sei arrivata sempre terza. Un applauso, facciamo un applauso. E poi hai partecipato ancora ad un altro concorso a Modica. A che posto ti sei classificata a Modica? Sempre terza. Quanti eravate? Tantissimi i concorrenti. Bene, noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite quest'anno. Speriamo che l'anno prossimo ci sarai ancora. Più cresciuta non solo in età, ma anche musicalmente. E il presidente della Proloco ti fa l'omaggio, ricordo. E allora, a nome della Proloco, un pensiero anche per te. Grazie. Una rosa. Grazie, auguri. Ancora un applauso a Concetta, la nostra pianista. Complimenti, ciao, grazie. Adesso è il momento degli sponsor.
Sponsor principali: Mobili Barbagallo di Pina Barbagallo, Bibite Alif in via Crispi Floridia, Luigi Garazzo via Ragusa, Pianomania Augusta di Sebastiano Passanisi in via Piazza Umberto 522. Altri sponsor ancora: la Ganà via Ragusa, Supermercato Amenta in via Mazzini 16, Ristorante Nuova Madonnina e i bar di Piazza Plebiscito, Centrale Vita e Bordonaro. Dopo gli sponsor, passiamo subito. Ringraziamo Franco Rizzo. Ringraziamo, sì, che ci sta facendo dei primi piani, ma dei primi piani, proprio dei primi piani. Io mi sono visto poco fa in registrazione, poco fa all'inizio in registrazione, dei primi piani così. Ci fa Franco Rizzo. Andiamo. Li guarderemo in seguito. Adesso passiamo subito al prossimo concorrente, Sebastiano Buccello. Piano! Sebastiano, sì, Sebastiano, no niente, prendete il microfono, sappiamo benissimo quello lì, con questo non si può, non si può, no, così ha detto la regia. Sappiamo benissimo che tu canti Cocciante, Margherita, a chi la vuoi dedicare questa Margherita stasera? Un po' a tutti, no? Un po' a tutti, una Margherita particolare, non c'è una Margherita particolare, a uno a uno, vabbè, poi me lo dici. Sebastiano! Margherita.
Sebastiano Cocciante, che ci ha proposto un brano di Riccardo Buccello, d'articolo Margherini. Bravissimo, in bocca al lupo, speriamo di farcela. Omaggio floreale, no, fiore niente. Ma perché per i maschi niente fiori? Non ho capito questo. Gli orologi per tutti, i fiori solo per le donne. Perché non lo regala a me questo? Va bene. Ce l'hai l'orologio? Non ce l'hai, allora va bene, te lo puoi tenere. Ciao Sebi. Ciao Sebi, in bocca al lupo. Dai il microfono lì, ecco, e noi andiamo avanti con la manifestazione. Ci sono ancora, poi canterà Giusi, alla fine ci sono ancora ospiti, non ve ne andate perché il momento sta cominciando a riscaldarsi. Sempre del gruppo B, la canzone che ci propone, ma quale amore? Scodella Luca! Scodella Luca! Scodella. Luca! Buonasera! Buonasera, ciao Luca, veterano, viene da Solarino, ha 17 anni, ho detto bene? Sì. Oh, ho ricordato stavolta. E ci presento una bella canzone. Al vostro applauso, Luca Scodella! Pensare che in te ci ho creduto, ho vissuto i tuoi anni e col tempo ti ho vista cambiare, così chiusa e distante da non riconoscerti più, poi il silenzio che tocca e ricordi un sottile dolore, ma quali amici dopo tanto amore? Quale amore vuoi? Una legge.
Luca, Tingara. Sì, la terz'ultima, Raciti, Tiziana, con una canzone anni 60, Io che non vivo. Oh, senza te. Raciti, Tiziana! Ciao Tiziana! Come stai? In nero ti sei vestita. Elegante. Sei emozionata? No, assolutamente. Raciti Tiziana viene da Priolo. No, Maria, sbagliai. Da dove vieni? Città Giardino. Ah, Città Giardino. Dopo bel vedere. Bene, applaudite allora. Dagli il microfono. Tiziana Raciti. Siamo qui, noi soli, come ogni sera, ma tu sei più triste ed io so perché, so che tu Raciti. Ecco le hostess che ti fanno l'omaggio floreale, un bacio di rito, un bacio anche a Giussi e a me niente, vabbè, orologio, complimenti, speriamo di rivederci fra i primi. Io adesso ti consiglierei, dal momento che abbiamo un altro ospite adesso, un ospite a sorpresa, fuori programma praticamente, non era in programma, perché è un bambino molto bravo che abbiamo avuto
ospite in un primo tempo, poi è stato anche vincitore dello scorso estivo e l'ultima edizione l'ha vinta lui, questo bambino, faceva parte della categoria A naturalmente, cantava, vediamo se lo ricordate, la canzone, bravi, ma siete favolosi, cantava Diana ed è Alberto Figura, il bambino prodigio. Arriva la musica. Alberto, ciao carissimo, è simpaticissimo, lo ricordate? Quanto ci ha fatto divertire quella sera con quella canzoncina che ballava anche. Alberto, stasera non c'è tuo fratello che ti accompagna al sassofono? No, prendi quel microfono, canti tu, vero? Non è che suoni, canti. Prendi quel microfono. Suoni anche la batteria? Suoni la batteria? Un po', mettiti al microfono, figura. Dai, facciamo un bel saluto a tutta Solarino e poi ci dici cosa canti. Io, la canzone che canto è Caro Papà e la voglio dedicare soprattutto a mio papà e poi a tutti i papà di Solarino. Bravissimo Alberto, il piccolo grande Alberto Figura. Cos'è che ci, oltre a questa canzone, cos'è che ci fai ascoltare dopo? Solo questa o qualche sì, altra? Sì, solo questa. Sì. Bene. Signori, Alberto Figura! Grazie. Direi di aprirlo un attimino prima il microfono, per favore, perché io comincio a gridare da quando mi parto da lì. Tante volte non si sentono le mie. E non ti lamentare, hai il vizio di lamentarti, dai. Mi lamento sempre io. E allora, Alberto, un pensiero anche per Alberto. Volevo dire una cosa, sì. Presidente, che è giusto che si dica, questa canzone che abbiamo ascoltato di Alberto, giusto. Figura, è di Alberto Figura, musica e parole. Vero Alberto? Diciamo dalla famiglia Figura, lui e i fratelli.
È stata composta da Alberto questa canzone, bellissima. E allora offro questa addio, siamo a posto. La coppa viene offerta da Piano Mania. Ecco, Piano Mania offre la coppa. È un pensiero anche per lui. È stato un fuori programma, sì, ma abbastanza bello. C'è scritto, guarda, estivo 91, premio simpatia offerto da Piano Mania. Piano Mania, ci fa anche la rima. Ecco, presidente. Sì. Grazie a Sebastiano Passanisi che ha offerto la coppa e la diamo con simpatia, con tanta simpatia ad Alberto Figura. Okay. Ciao Alberto, complimenti. Scusa. Bene, noi andiamo avanti con il nostro programma, Giussi si sta preparando e io vi presento subito il prossimo concorrente in gara che è il penultimo e si chiama Salvo Di Mauro. Salvo Di Mauro, prendi quel microfono, abbiamo già detto l'altro giorno che tu vieni da Solarino, c'hai 18 anni, vieni da Solarino, ci presenta la canzone di Battisti, molto bella, piace anche a me. E quindi al vostro applauso vi lascio Salvo Di Mauro! Trecce di occhi azzurri e poi le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse e la cantina buia dove noi respiravamo piano. Tue corse e l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura. Dove sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per diventare quel che sei. Tanto tu me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco il fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Oh mare nero, mare nero, mare nero, chiaro e trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Biciclette abbandonate sopra il prato e poi noi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. Ed improvviso quel silenzio tra noi e quel tuo sguardo strano, sei stata, cosa hai fatto mai? Una donna, 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 dimmi cosa vuol dire, sono una donna ormai. Io non conosco quel sorriso sicuro che hai, non so chi sei, non so più chi sei, non sarai paura oramai, purtroppo. Ma ti ricordi le onde grandi a noi, gli spruzzi e le tue, cos'è rimasto in fondo agli occhi tuoi?
trasparente come me. Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Di Mauro, speriamo di bene, l'hai lanciato la bionda, vero? Bene, accompagniamo omaggio. Oh, aspetta, 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 omaggio, omaggio. Ce l'hai l'orologio? Non ce l'hai. Salvo Di Mauro, abbiamo l'ultima concorrente. Ti piacciono i fiori? L'ultima concorrente in gara viene da Palazzolo e si chiama Adriana Buccheri. Adriana Buccheri, prenditi il microfono. Sì, Adriana, avvicinati al microfono, vieni, canti con questo. Sì, così ti puoi mettere più al centro in modo che ti possa immortalare bene, Franco. Hai bisogno dell'asta, va bene. Adriana, abbiamo detto che vieni da Palazzolo, l'abbiamo già detto ieri sera, che c'hai 23, l'ha detto un bambino, 23, ti ricordi bene, tu, ecco, 23 anni e canta una canzone dei Beatles, Let it be. Conosci bene l'inglese tu, vai a scuola, hai fatto scuola d'inglese? No, ho studiato a scuola, solo a scuola, bene. Allora, Let it be dei Beatles, cantata da Adriana Buccheri. Grazie. When I find myself trying to become American for me, speaking on the wisdom, let it be. And he may have won a darker, she's just standing right in front of me, speaking on the wisdom, let it be. Let it be. Let it be.
Bucheri, omaggio floreale anche per te. E l'orologio, eccolo qui, ce l'hai l'orologio? Sì, ce l'hai un altro da quell'altra parte, vedi che bello. Grazie Adriana, speriamo di farcela. Io volevo ringraziare il complesso e l'organizzazione. Adriana Bucheri, complimenti, ciao. Sì, sì. Basta, alla fine. Proporzionale. La luna pesa alla parete, di notte a me mi viene sete, fammi bere amore, fammi bere, fammi bere un po' di te. Ti stringerò giuro che ti farò male nella notte accesa sta succederò. Righezzi, l'ho detto prima, e non si finisce mai. Sei grande solamente. Non è vero.
sai che nessuno ti capisce. E la prova è che sono ancora qui, sì, lo so. Ricordati di me, hai bisogno ancora come io ne ho di te, e non si finisce mai, sì, di capire di cercare, anche quando te ne vai, ho imparato ad aspettare. Rullo di tamburo, per favore. Rullo di tamburo. Il sindaco consegna il premio al primo classificato. Rullo di tamburo, rullo di tamburo. Si faccia avanti. Maria Antonietta Mule. Che ci ha cantato la canzone I Love You Man. Queste coppe sono offerte dalla Proloco, rimanete un attimino qua, Maria Antonietta Mule, facciamo fare il ritornello. Ci ha cantato la canzone, no? Tutta la canzone completa? Tutta la canzone completa, I Love You Man, adesso consegna questa coppa. Tutta la mia vita,
Antonietta Boulet, vincitrice dell'ottava edizione estivo 1991 qui a Solarino, gruppo A. Adesso vengono premiati tutti quanti gli altri, e cioè cominciamo a premiare mentre prendete la coppa, andate via perché dobbiamo far spazio agli altri. Il terzo classificato è... chi? Voi volete così? E così sia. Luca Scodella! Consegna il premio il presidente della Proloco. Grazie. Luca, a te. Il secondo concorrente classificato è... che come ammazzo! Dai, ditelo voi! Non si sente qua. Io non lo so perché non si... La ragazza. Dov'è? Come si chiama la ragazza? Adriana Michele. Voi volete così? E così sia! Seconda classificata al Festival di Solarino 91. Salvo Di Mauro, vincitore del Festival. Che era ora che finalmente vincesse un solarinese, pensiamo, no? Finalmente un solarinese! Dopo tanti anni di forestieri, una volta tanta un solarinese! Complimenti, Salvo! La coppa è stata offerta... Cantiamola tutti insieme! La coppa è stata offerta dalla Barbagallo Mobili! Cantiamo tutti insieme, tutti! Azzurri e poi... le tue calzette rosse e l'innocenza sulle gote tue, due arance ancor più rosse. Andiamo le mani tutti quanti! E la cantina buia dove tutti vuoi, le mani, dai! Respiravamo piano, contenti, eh! E le tue corse, le tue, dei tuoi no, oh no! Mi stai facendo paura. Dove sei stata? Cosa hai fatto mai? Una donna, donna, dimmi cosa vuol dire. Sono una donna ormai, ma quante braccia ti hanno stretto, tu lo sai, per dire da quel che sei, che importa tanto, tu non me lo dirai purtroppo, ma ti ricordi l'acqua verde e noi, le rocce bianco il fondo, di che colore sono gli occhi tuoi, se me lo chiedi non rispondo. Tutti! Oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Più forte! Biciclette abbandonate sopra il prato e poi due distesi all'ombra, un fiore in bocca può servire, sai, più allegro tutto sembra. E dici
cosa hai fatto mai? Una donna, donna, donna di me, cosa vuol dire? Sono una donna ormai, io ho fatto riso, sei un mio me, non so chi sei, non so chi sei, mi fai paura oramai, purtroppo, ma ti ricordi le onde grandi e poi, ti sprezzi le tue risa. La fiamma spenta o accesa, oh mare nero, mare nero, mare nero, tu eri chiaro e trasparente come me. Forte! Oh mare nero, mare nero, mare nero, ferma la musica, tu eri chiaro e trasparente come forza me. Vincitore dell'estivo 1991, gruppo B, Salvatore Di Mauro di Solarino. Mi sembrano di rito due paroline, dai. L'unica cosa che voglio dire è che è stata una fantastica esperienza e che tutti i concorrenti, sia quelli arrivati in finale che quelli esclusi, sono stati tutti bravi. È stata veramente una gara fantastica. Dietro le quinte ci sono state veramente delle amici e amiche fantastiche, tutti i ragazzi delle serate sono stati davvero fantastici. E poi volevo salutare soltanto, cioè per salutare tutti coloro che speravano nella mia vittoria. Grazie. Salvo Di Mauro! Io sono particolarmente contento per Salvo Di Mauro, per voi che siete veramente impazziti quando avete sentito il suo nome, e per tutti quanti gli altri che sono rimasti effettivamente contenti di questa manifestazione, di questi risultati. A questo punto ringraziamo il sindaco di Solarino che ci lascia, l'assessore Angelo Calafiore che ci lasciano momentaneamente. Ce ne andiamo tutti insieme. Ecco, ve ne andate tutti insieme perché volevo fare una foto insieme al complesso. Vabbè, la foto la può fare ugualmente il complesso e poi chiudiamo. Dai. E quindi chiudiamo la manifestazione la in foto questo per il modo. Complesso, avvicinatevi, dai. Intanto facciamo foto le foto ricordo in una cornice di musica, luci e colori con la cornice dei partecipanti. Tutti quanti potete salire sul palco a questo punto che abbiamo terminato. Ancora una volta vi ricordo che l'edizione 1991 l'ha vinta
Per il gruppo A, Maria Antonietta Muleti Priolo. Per il gruppo B, Salvatore Di Mauro di Solarino. Quindi io non posso far altro a questo punto che ringraziare tutti quanti voi per essere intervenuti, per essere stati qui fino alla fine, per aver avuto simpatia, ospitalità soprattutto. Ringrazio Solarino che ci sorride ancora una volta. E vi do l'appuntamento all'anno prossimo, in estate, in agosto, per l'estivo 1992, la nona edizione, da Salvo Mozart è tutto. Veloce, veloce. Dall'estivo 91 è tutto, grazie ancora una volta e ciao! Arrivederci all'anno prossimo!